Ciao a tutti da Vittorio, video veloce perché ci sono buone notizie per la Lazio, perché la doppia operazione con la Juve è praticamente fatta. Luca Pellegrini e Rovella saranno a breve calciatori della Lazio. Operazioni disgiunte, ma operazioni concluse in contemporanea. Formule diverse, perché Luca Pellegrini arriva con prestito e obbligo di riscatto per la Lazio, cambia la cifra, non è più 4,5 per il riscatto del calciatore, ma 6. Probabilmente il prestito sarà biennale, quindi la Lazio pagherà di più, ma pagherà fra 2 anni, anziché uno. Luca Pellegrini, che ha sempre spinto tantissimo per venire alla Lazio, ha detto di no al Milan, ha detto di no al Nizza, ha aspettato e ci siamo ormai. È stato premiato e quindi tornerà a Roma con la maglia della Lazio e sarà lui il quarto terzino di Maurizio Sarri. Mohamed Fares, non so se avete letto, è in uscita, potrebbe andare in Arabia Saudita. Vediamo, la Lazio ovviamente deve cercare di piazzare Mohamed Fares, che non è mai rientrato nei piani di Maurizio Sarri. Ma non arriva solo Luca Pellegrini, perché la Lazio è riuscita a prendere anche Rovella. Operazione chiusa, anche se non si capisce bene se sarà prestito con obbligo di riscatto o con giocatore preso a titolo definitivo, già subito. La cifra si sa, 16 milioni di euro per Rovella, quindi una bella cifra per la Lazio, però del resto questo è un ragazzo giovane, molto promettente, ha fatto bene lo scorso anno a Monza, ha già fatto bene a Genoa quando la Juve lo prelevò e quindi è un ragazzo interessantissimo, ovviamente con un futuro molto interessante davanti a sé, già nazionale Under 21, già nel raggio d'azione della nazionale di Roberto Mancini, quindi giocatore molto interessante che la Lazio prende a 16 milioni di euro, quindi il totale di queste operazioni congiunte sono 22 milioni di euro, 6 per Pellegrini, il riscatto di Pellegrini, e 16 per invece prendere Rovella, centrocampista che arriverà alla Lazio. Per qualcuno addirittura visite mediche proprio nelle prossime ore, immagino domani o dopodomani, non lo so, l'obiettivo è forse vedere se possono giocare nell'amichevole contro Latina, che verosimilmente sarà l'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato. Lazio che chiude le ultime due operazioni, credo, di questo mercato, staremo a vedere, però due operazioni importantissime, due operazioni che regalano a Sarri quello che forse ancora mancava, ovvero il terzino e il play con cui aggiungersi a Danilo Cataldi per lottare per il posto là da play. Ovviamente, come ho già detto nel video precedente, Rovella partirà, diciamo, leggermente dietro nelle gerarchie, ma essendo giovane potrà scalare le classifiche e magari guadagnarsi il posto da titolare. Comunque, in chiusura, le due operazioni di Luca Pellegrini e Rovella per una cifra di 22 milioni di euro. Insomma, cifra importante per la Lazio, anche se, come vi ho detto, potrebbero essere pagamenti dilazionati, ovvero prestiti con obbligo di riscatto, e quindi la Lazio pagherà questi soldi l'anno prossimo.